Fortunatamente siamo uno dei pochi settori che stanno andando avanti in Italia positivamente, quindi che siamo in crescita. E direi che i dati sono assolutamente interessanti come ogni anno per avere un po' una situazione, una fotografia di quello che è il momento e di quello che sarà anche magari il prossimo anno. C'è qualche cambiamento in corso, in modo particolare per quanto riguarda il display, che sembra un po' meno sexy rispetto al passato, a dispetto di nuove modalità di comunicazione interattive che stanno guadagnando fortemente fette di mercato e punti. Nel complesso comunque direi dati positivi, confermano un trend di crescita e questo è molto incoraggiante soprattutto per noi player, ma anche per le aziende che sanno che possono investire in questo settore, che evidentemente porta anche dei ritorni. Anche il nostro mercato dell'email marketing in generale, e nello specifico ovviamente per quanto riguarda noi, ha un trend estremamente positivo, direi sopra la media della crescita del settore della pubblicità digitale in generale, per cui come email marketing i tassi di crescita sono molto interessanti da 2-3 anni a questa parte. Come in Circle stiamo chiudendo in maniera brillante un anno che ci ha visto crescere in termini di persone. A livello europeo siamo arrivati quasi a 400 dipendenti, abbiamo aperto nuovi uffici, il più recente in Danimarca 2 settimane fa, e stiamo per attaccare direttamente anche la Scandinavia, per cui l'espansione c'è e continua non solo nelle nuove regioni ma anche nel rafforzare, nel consolidare le posizioni degli uffici storici come appunto il nostro qui in Italia. Devo dire che si sta muovendo il mercato dell'email marketing verso una maggiore consapevolezza da parte sia dei player ma anche dei marketers, quindi di chi deve effettuare le scelte, di chi deve acquistare poi i servizi migliori, e questo sicuramente ci guida verso un futuro in cui si punterà sempre molto, sempre di più sulla qualità, sull'attivazione di programmi di email marketing evoluti e su un'attenzione a comunicare con il cliente cercando di creare un dialogo, puntare sull'engagement. La novità principale riguarda la nostra trasformazione, il nostro new normal come il Circle, è il fatto di diventare un po' social. È da un anno circa che stiamo studiando i social media come settore, come opportunità per capire in che modo potevano essere eventualmente utili al nostro core business, che è quello dell'email marketing, e alla fine tramite tre ricerche di mercato siamo riusciti ad avere tutte le informazioni che volevamo. Effettivamente a quanto pare i social media non sono un ostacolo per l'email marketing, ma al contrario sono veramente complementari. Se usati bene insieme questi due strumenti possono dare risultati fantastici, quindi la novità che presenteremo di fatto oggi e domani nello speech sarà la nostra nuova piattaforma per la gestione dei social media, quindi una piattaforma di social CRM molto completa che consente di gestire il publishing dei post su qualunque tipo di social media, ma anche il monitoraggio e l'ascolto di quelle che sono le risposte degli utenti, il livello di engagement, quante persone ci parlano di noi, parlano del nostro brand, quante persone ci cercano, con quali parole. Diciamo che è uno strumento completo che consente di avere una panoramica veramente molto ampia di quello che è il mondo dei social e di non perdere occasioni, perché il mondo dei social sta crescendo in maniera esagerata, sta raggiungendo numeri assolutamente molto importanti che non possono essere ignorati dalle aziende. Le aziende hanno bisogno di sapere che cosa si dice su di loro e, se è il caso, anche di gestire queste comunicazioni e di dare anche il loro apporto positivo nelle comunicazioni sui social. Quindi questa è la novità numero uno che presentiamo oggi e nello specifico poi domani tramite l'intervento al seminario su email marketing e social media.